C'è l'area di rigore. Perché c'è ancora un'area di comunicazione della sala stampa. Intanto complimenti naturalmente a Carcuro per questo gol che ha dato il successo alla Salernitana nei minuti conclusivi. Un successo legittimo. Un successo legittimo, è il caso di dire. Bravo Pasquale. Un successo sì, che gol di Carcuro e vittoria legittima, il caso, successo legittimo, è il caso di dire. Partiamo proprio da Carcuro, se non altro perché hai l'aereo a che ora così? Alle 7 e un quarto. Se i tuoi fan vogliono raggiungere l'aeroporto, sanno che ti troveranno lì a Carcuro. No. Senti, gol dedica? Dedica a tutte le persone che mi vogliono bene, alla mia famiglia, alla mia ragazza e ai miei amici. Raccontaci questo gol, perché sembrava una palla avvelenata, sei arrivato lì al momento giusto, ti sei trovato al momento giusto per far esplodere lo stadio. No, anche 2 minuti prima potevo fare gol, però c'è stato un malinteso con Adriano Montalto. Però è andata bene, ho tirato, ma è andata bene. Dicevo lo schiavo, c'è una grande professionalità, quella professionalità che credo state dimostrando e che il pubblico naturalmente vede con i risultati, con gli allenamenti, al di là di tutte le avversità. Sì, quella non deve mai mancare, a prescindere dallo stato societario. Noi andiamo in campo, ce la mettiamo sempre tutta per sudare la maglia e far contenti i tifosi. Quanto è dura giocare in queste condizioni e soprattutto le vittorie, la possibilità di centrare il playoff, quanto sono di aiuto a questa squadra, a questo gruppo? Speriamo di dare una grossa mano a questa società perché si sblocchi qualcosa, speriamo bene. Carcuro, ma lei mangia con la professionalità? Come? Dico, lei mangia con la professionalità? O quando va a pranzo paga il conto, immagino che paghi regolarmente. No? lo so, però se ci mettiamo a pensare a queste cose è finita, noi dobbiamo solo pensare. Però siccome la società dice poco un minuto fa, lo schiavo ha detto che la cosa va per le lunghe, che voglio dire non si risolve entro il 31 marzo, che i tempi sono quelli del compratore, noi abbiamo più volte ribattuto, sì i tempi saranno anche quelli del compratore, ma ci sono giocatori che non prendono gli stipendi e sì è vero che la prossima scadenza ai fini di eventuali nuove penalizzazioni è quella del 15 maggio, però voi non avete preso novembre, dicembre, gennaio, febbraio, sta maturando marzo. Ci sono esposizioni bancarie, voglio dire, questa è una situazione pesante. Voi avete fatto un comunicato dove avete detto, io adesso non so se questo comunicato è stato messo in un cassetto, ma avete detto attenzione, non garantiamo più la compattezza rispetto all'idea che tutti stiamo tranquilli, potrebbe anche esserci qualcuno che mette in mora la società, questo c'era scritto in quel comunicato. Alla luce di questa dichiarazione è chiaro che se uno poi sta da giocatore in giocatore a tutelarsi, è ovvio, perché dopo un po' che non percepisci lo stipendio, è chiaro che uno fa le proprie scelte, quindi comunque ognuno di noi quando va in campo darà sempre il massimo, poi quello che ogni giocatore vuole fare faccia, insomma. Naturalmente immagino che voi non avete alcuna intenzione in questo momento, immagino, me lo auguro da salernitano, se lo auguro tutti i salernitani, di fare qualunque azione, perché in questo momento, come dire, state disputando veramente uno straordinario campionato e credo però c'è la sosta. E c'è la sosta l'altra in questo volta momento. Fu pericolosa la sosta. Speriamo che si risolvano un po' di cose durante questa sosta, anche per rifiatare un po', insomma. Roberto. Grazie a Carcuro, legittimo, buon viaggio e buon ritorno a casa.